Buonasera e benvenuti al TG. Dopo Zagabria, il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile ha tenuto al mercato di Fiume la campagna Za zeleni svaki dan, che mira a far notare ai cittadini che, modificando le abitudini quotidiane, tutti noi possiamo dare un contributo positivo alla riduzione dell'impatto dannoso sul clima, ambiente e natura. Cambiando le abitudini quotidiane posso ridurre l'impatto dannoso su clima, ambiente e natura. È il messaggio dell'azione organizzata dal Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile, nell'ambito della quale il ministro Tomislav Ćorić ha visitato il mercato di Fiume. Siamo qui oggi per segnalare ai cittadini di Fiume e dei dintorni la necessità che abbiamo di pensare al nostro futuro nel modo giusto e quindi prima di tutto rinunciare ai sacchetti di plastica usa e getta, segnala il ministro Ćorić. La plastica usa e getta, infatti, è uno dei maggiori inquinatori del mare. Il ministro sottolinea il desiderio che la Croazia sia uno dei paesi che per primi rinunceranno all'uso della plastica usa e getta. Anche la città di Fiume ha abbracciato questa azione ecologica. Secondo quanto ha detto Sandra Kerpan, la città di Fiume ha cercato di lavorare sullo sviluppo sostenibile della città per molti anni e continua dicendo che si lavora continuamente per educare i nostri concittadini e rendere Fiume una città ecologicamente pulita e sostenibile. Nell'ambito dell'azione, il ministro, con il suo esempio, ha promosso l'acquisto di prodotti locali freschi e lungo la strada ha distribuito borse di tela ecologica ai cittadini di Fiume. Un sistema ecografo ad ultrasuoni portatile del valore di 60.000 kun è stato consegnato alla clinica pediatrica di Cantrida. Si è conclusa così l'azione di beneficenza Tutti insieme per Cantrida. È un dispositivo ad ultrasuoni trasportabile dalla più moderna tecnologia, il cosiddetto conoscenza intelligente dagli ultrasuoni, che combina in realtà diversi vantaggi rispetto alle classiche macchine ecografe. Si tratta del cosiddetto dispositivo point of care che consente la diagnostica ovunque, ovvero nel luogo in cui si trova il paziente. Quindi non portiamo il paziente dal letto alla stanza dove si trova l'ecografo, ma con un piccolo dispositivo ad ultrasuoni raggiungiamo i bambini, che è particolarmente importante per bambini gravemente malati, eppure per prevenire mescolanze nelle stesse stanze di pazienti in questa pandemia del Covid-19. L'azione di beneficenza è stata lanciata da Tina Gams, che ha destinato i proventi della vendita del suo libro illustrato e dipinto a mano con grandi messaggi per bambini e adulti all'acquisto di questo dispositivo. Ho iniziato per amore per i miei figli, che tutte le persone nel mondo capiscono, ma non mi sono fermata qui. Volevo fare qualcosa per loro per tutta la vita. E questi sono messaggi morali in poesia per guidarli attraverso la vita. Poi l'ho illustrato io stessa e dicono che ho fatto un buon lavoro. Il libro illustrato con più di 20 storie raccontate in filastrocca è andato svenduto in 14 giorni e la clinica pediatrica non è stata scelta a caso. Ci sono 1 milione di bravi dottori e infermiere che lavorano duramente per questi ragazzi ogni giorno e di sicuro gli manca qualcosa. Chiediamoglielo. Ci sono voluti diversi mesi dalla domanda all'acquisto di questo dispositivo, che ha un'applicazione generale in pediatria. Ecco, oggi ci troviamo alla fine di questo progetto e penso che non sia un punto, ma mettiamo una virgola. Questo progetto era ottimo. Ho già in piano il prossimo libro con il quale lo ripeteremo. Questo prezioso dispositivo può anche connettarsi a qualsiasi applicazione mobile avanzata. Su Google Drive, su smartphone, il che significa che non è necessaria la presenza di un medico con il paziente in quel dato momento. Quindi un dottore più giovane o una infermiera o io possiamo mettere la sonda nel posto che vogliamo e poi farla leggere al dottore ad un altro posto. Il direttore del centro clinico ospedaliero di Fiume, Alen Ružić, ha ringraziato l'autrice per l'idea e il lancio dell'azione di beneficenza. Questo tipo di impegno, quanto le persone si preoccupano del benessere dei bambini e del miglioramento dell'assistenza sanitaria, questo è un grande esempio di tale sinergia e un ringraziamento di cuore all'autrice per un'azione così grande.
Notizie flash. In pieno centro di Pola, a pochi passi dall'arena, è stata riaperta la Casa dell'Olio d'Oliva Istriano, un museo di fama internazionale che ha vinto numerosi premi e fa parte degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. I nuovi spazi della casa sono stati ulteriormente ampliati e ora, assieme allo spazio degustativo e al negozio, occupano una superficie di 560 metri quadrati. Lo studio Tumpic Prenz ha ricevuto un altro premio per la campagna nell'ambito dei progetti Amore, Festival del Mare ed Ecolab. L'organizzazione internazionale No Profit ACT Responsible ha incluso il visuale dello studio di Rovigno alla mostra nell'ambito del più prestigioso Festival internazionale della creatività Cannes Lions. Presso il centro multimediale di Rovigno è stata presentata la raccolta di poesie Skinimi Baco Zvijezde di Jelena Solomon. La raccolta è stata creata dall'autrice, nonna Jelena, traducendo in versi le avventure e le conversazioni con la nipote Masha. Si tratta di una raccolta biografica davvero istruttiva. Solo quest'anno hanno collezionato premi a Berlino, in Russia e non solo. Sono i ragazzi del Level 52 di Talbonese che si occupa di produzione audiovisiva. Li abbiamo incontrati ad Antignana in occasione della prima del nuovo video promozionale dell'Istria Centrale. To this very day, I still recall his stories. Bianca D'Agostin, Goran Acinovic e Sane Lisanovic sono le tre colonne portanti del Level 52. La ditta albonese che si occupa di produzione audiovisuale, ma la cui notorietà va ben oltre Albona e l'Istria grazie ai successi collezionati a vari festival nazionali ed internazionali. La produttrice Bianca D'Agostin ci ha svelato gli inizi della storia del Level 52, nata dalla passione per la filmografia e la musica dei tre albonesi, la cui produzione spazia in varie direzioni. Level 52 è nata circa 10 anni fa ad Albona da tre entusiasti, cioè prima erano solo due, Sane Lisanovic e Goran Acinovic, che sono il fulcro della ditta, e poi un po' più tardi mi sono aggiunta anch'io e abbiamo cominciato a collaborare insieme su prima di tutto film di tipo sport, attività all'aperto, film promozionali turistici, e poco a poco si sono allargati i progetti ed ogni anno aggiungiamo nuovi tipi di film, diciamo, alle nostre produzioni. I ragazzi del Level 52 amano lavorare e poter sviluppare un'occupazione che definiscono atipica nella propria città. Ma è proprio da questa, dalla città dei minatori, che prendono spesso ispirazione nel proprio lavoro. Quest'anno abbiamo avuto la prima visione sulla televisione croata nazionale, che è stata anche la produttrice del nostro primo film documentario, proprio sulla Repubblica di Albona, questo importante evento che è stato appunto 100 anni fa, nel 1921. Dopo aver proposto questo progetto alla radio-televisione croata nel 2019, la ditta ha realizzato il film documentario che è stato presentato in occasione del centenario della famosa rivolta nei confronti del fascismo, nel mese di marzo 2021. Proprio in quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di fare proprio un film vero e proprio, abbiamo fatto tutte le ricerche, le interviste, è stato veramente un processo molto interessante. Goran Acinovic è stato appunto il direttore del film, il regista, poi c'è stato Sane Lisanovic, che è comunque quello che è sempre nella musica, lui è produttore musicale, quindi il suo ruolo nel film è stato quello di produrre la musica, che è molto interessante perché lui è sceso nella miniera e ha ripreso tutti i suoni della miniera, ha preso quei suoni e da quei suoni ha fatto proprio la musica del film, quindi è stato veramente un processo molto interessante per noi. Poi abbiamo avuto anche la collaborazione con Tony Juricic, che è il sceneggiatore del film.
Questo è stato anche un anno di premi a livello internazionale per il Level PEDES 2, il cui video promozionale Dare to Explore, promosso dall'ente turistico dell'Istria Centrale, ha collezionato numerosi riconoscimenti da Mosca a Berlino e fino a New York. It's the land of the free-minded who dare to be different. The land of breathtaking natural beauty. E quest'anno è veramente stato una grande felicità perché ha vinto moltissimi premi da Berlino, uno dei più prestigiosi festival dell'Europa, abbiamo vinto il secondo premio, poi proprio un mesetto fa è arrivata la notizia da New York dove abbiamo vinto il Telly Awards. La collaborazione con l'ente turistico dell'Istria Centrale è continuata anche nel 2021 e martedì scorso sotto le chiome del Bagolaro ad Antignana ed in occasione della prima serata del cinema all'aperto è stato presentato il nuovo video promozionale dell'Istria Centrale, Dare to Explore Outdoor, che ha visto partecipi molti statisti locali, così come le principali attrazioni del territorio, come la Zip Line di Pisino, la Speleoavventura nella Foiba di Pisino, l'Adrenaline Park a Corridico, il Club Ippico Socol ed altri. La regia del film promozionale è firmata da Sane Lisanovic. Le riprese, il montaggio e la color correction sono opera di Antonio Zuliani, mentre la produzione è di Bianca D'Agostin. Il film Dare to Explore Outdoor è proprio quello che copre, diciamo, attività all'aperto e sport dell'Istria Centrale, che veramente sono tante, da zipline, poi Pasin Cave. Oltre a consigliare di vedere questo film e un po' informarsi su tutto quello che c'è nell'Istria Centrale, comunque anche vorrei invitare tutti a venire a visitarla perché ci sono veramente attività sia per piccoli che per i grandi. E siamo sicuri che questo video attirerà molti curiosi di tutte le età alla scoperta delle attività all'aperto nella natura incontaminata dell'Istria Centrale, dei suoi beni naturali e culturali, dei suoi paesaggi, all'insegna di un turismo verde, attivo e sano. Da più di 20 anni è presente a Fiume, presso l'insediamento di San Cosimo, il progetto intitolato Forma Viva San Cosimo Galleria all'Aperto, una testimonianza delle sculture più belle che ancora oggi adornano il paesaggio dell'entroterra fiumano. Forma Viva San Cosimo Galleria all'Aperto è un progetto che ha preso vita da più di 20 anni. È stato celebrato con una mostra retrospettiva di artisti che hanno esposto nella galleria le loro opere, il tutto accompagnato dalla pubblicazione di una monografia. L'idea principale della galleria all'aperto, Forma Viva, è di ospitare ogni anno uno degli scultori affermati per realizzare una scultura che poi viene collocata nei dintorni del comune. La parte più interessante è il grande entusiasmo che ci dimostrano questi artisti, dato che nessuno di loro viene retribuito. Ciascuno degli scultori ha l'opportunità di esporre la propria opera d'arte all'interno della galleria. L'onore di esporre i suoi capolavori quest'anno ha avuto la scultrice Georgette Yvette Ponte. La mia scultura si intitola Inferno e verranno scolpiti molteplici torsi femminili che fuoriescono dalla pietra. Questa manifestazione è davvero interessante ed è fantastico il fatto che gli artisti hanno l'opportunità di dimostrare tutto il loro sapere e il loro impegno. Anche Gordana Grubicic nutre dei bei ricordi verso questo progetto. La mia esperienza è davvero meravigliosa, il team è fantastico, come pure l'atmosfera lavorativa. Anche se si lavora durante la stagione estiva e calda, l'atmosfera è fantastica e l'odore della polvere che provoca la pietra quando viene scolpita e liberata dal blocco, quando l'opera è ancora in fase di creazione, è una sensazione magica e meravigliosa, soprattutto quando man mano la scultura prende forma. In occasione del successo di tutti i progetti pubblicati durante questi 20 anni, l'associazione ha deciso di pubblicare una monografia. La monografia è stata stampata in 2 versioni, quindi pensavamo che non sarebbe stata disponibile, ma abbiamo avuto un aiuto all'ultimo minuto, quindi è disponibile anche in versione virtuale sul sito ufficiale di Forma Viva. Oltre alla monografia, l'anniversario è stato celebrato con una mostra dove sono state esposte le opere d'arte della maggior parte degli artisti che collaborano con l'associazione e sono in totale all'incirca 60.
Questi artisti hanno esposto le loro opere artistiche nella Galleria della Casa Croata di San Cosimo, sia individualmente che collettivamente. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione, a domani.